Le cose che non dici, di Yuki 21, capitolo 11, Villa Kawashima. Reika. Sasuke abita nel quartiere Kichiyoji, cioè in quello che viene considerato uno dei quartieri residenziali migliori di Tokyo. Non avevo dubbi a proposito. Ryokun è stato molto gentile fornendomi tutte le indicazioni per arrivarci. Ha addirittura disegnato una mappa. Non ho avuto il coraggio di dirgli che sono piuttosto abile nell'orientarmi. Hiroshi non la finiva più. Tra ieri e oggi mi avrà fatto un milione di raccomandazioni. Alla fine ammetto di avergli dato una risposta del cazzo. Gli ho quasi urlato contro dicendo che poteva spiegarmi lui quello che non capisco di matematica, invece che passare la sera a farsi trastullare dal suo sensei. È stato un colpo basso e me ne rammarico terribilmente, però non riesco a non sentire questo profondo senso di solitudine ogni volta che il suo sguardo volge altrove. Dopo quello che è successo non dovrei andare a casa di Sasuke. Ho la necessità disperata di prendere la sufficienza in matematica e purtroppo per me Sasuke sembra essere l'unico in grado di farmi capire questi concetti. Così vado a casa sua, del resto so difendermi. Arrivata all'indirizzo indicatomi da Ryo, mi ritrovo completamente senza parole. Casa Kawashima è una reggia. Inizio a sentirmi tremendamente fuori posto, ma il peso dei libri del mio zaino mi ricorda perché sono qui. E quindi mi faccio coraggio e suono il campanello. Ad aprirmi è un modello. Non saprei come altro descriverlo. Un ragazzo alto in forma perfetta dai capelli corvini lisci come seta. Gli occhi neri incastonati in una mandorla perfetta come quelle di Sasuke. La bocca carnosa. Mi guarda sorridente di un sorriso dolce e allegro. Io penso al disastro dei miei capelli e a tutto quello che non ho di giapponese e sono assalito dalla voglia di scappare il più lontano possibile. Cazzo, abbiamo internet, cellulari, satelliti. Perché l'autotrasporto no? Ciao, posso aiutarti? Sì, almeno spero. Questa è casa Kawashima? Sì. Io sono Takashi Kawashima. Io sono Reika King, molto piacere. Sono una compagna di classe di Sasuke. Ecco, lui dà ripetizioni delle materie in cui ho difficoltà. Sì, credo di avergli sentito dire qualcosa del genere, mentre parlava con Ryo-chan. Prego, accomodati. Ryo-chan. Scommetto che questo ragazzo si diverte a prendere in giro suo fratello e i suoi amici. E a guardarlo direi che può permettersi questo ed altro. Entro nella reggia Kawashima sentendomi sempre più piccola. È tutto ordinato, tutto perfetto. Del resto uno come Sasuke non potrebbe venire da un ambiente diverso. Mio fratello ancora non c'è. Questa mattina è uscito con nostra madre per svolgere alcune commissioni e non sono ancora tornati. Gli mando una mail per avvisarlo che sei qui, Reika. E poi dice a me di non fargli perdere tempo. Minimo quella in giro con l'autista mentre io mi sono fatta mezza Tokyo in treno. Che stronzo. Takashi mi fa accomodare in un'enorme sala e sparisce. Io mi guardo intorno estasiata. Adoro l'arredamento giapponese di questa casa, è così elegante. Improvvisamente il mio sguardo viene rapito da un oggetto in particolare e tutto il lusso che intorno a me sparisce. Davanti a me c'è la perfezione. Davanti a me c'è lui. Un pianoforte a coda, modello Shigeru Kawai, che non oso nemmeno provare a stimare. Mi avvicino lenta e con timore lo sfioro con le mie mani bianchissime. Nemmeno un granello di polvere. Accarezzo i tasti senza spingerli. Sono incantata. Sai suonare? Takashi ha una bella voce, più alta di quella del fratello. Sì, un poco. Chi è che suona il pianoforte in questa casa? Io e la mamma. Ma in realtà, quello non viene quasi mai usato. È più per bellezza che per altro. Un capolavoro come questo per bellezza. Stolti Kawashima. Vorrei pregarlo in ginocchio di darlo a me, se non lo usano. Ma poi ripenso all'ultima volta che ho suonato in casa e avverto una leggera fitta al punto in cui Max mi ha colpito. Ebbene, Reishan, sei diventata pallida tutta ad un tratto. Sto bene, no, non è niente. Tuo fratello sta arrivando? Mi spiace, ma non ha ancora risposto. Io e lui abbiamo un rapporto complicato. Comunque, gli ho scritto che sei qui e che mi prenderò cura di te fino al suo arrivo. Pertanto starà facendo correre nostra madre per rincasare. Vieni in cucina, ti offro qualcosa. Ti ringrazio, sei gentile. Avrà pensato ad un abbassamento di pressione. Devo stare attenta, non devo pensare a cose brutte in presenza di estranei. In cucina io e Takashi parliamo cordialmente. Non fa commenti sul mio aspetto e non ne sembra infastidito. Tra una cosa e l'altra mi dice di fargli vedere gli appunti di Sasuke per capire che tipo di metodo ha adottato con le ripetizioni.
mi sembra soddisfatto e inizia persino a spiegarmi alcune cose. Come il fratello, anche lui è bravo nell'insegnare. Passa il tempo e scopro che mi sta dando lezioni da un'ora circa. Io forse dovrei andare, credo che Sasuke farà tardi e non contavo di rimanere per più di 2 ore. Non vorrei farti perdere altro tempo. Affatto, mi sto divertendo. Mi manca il liceo. Era meno stressante dell'università. Dimmi, vai d'accordo con Sasuke? In realtà noi studiamo e basta. Non parliamo un granché. Tuo fratello è piuttosto popolare a scuola, ma credo che l'unico col quale abbia un vero rapporto di amicizia sia Ryokun. A pensarci bene, se non parliamo di equazioni, io e Sasuke finiamo col discutere. Quindi immagino di non stargli particolarmente simpatica. Sasuke e Ryo sono come due veri fratelli. Nel dire questo, la sua voce diventa malinconica. Takashi inizia a raccontarmi del suo tutto. Dice che tra loro non c'è un bel rapporto per via dei genitori. Se non ho capito bene, sembra che Takashi finirà con l'ereditare tutte le società che ora sono in mano a suo padre e Sasuke dovrà accontentarsi di fargli da spalla negli affari, perché la famiglia Kawashima è da sempre molto tradizionalista e il primogenito è colui sul quale si fa affidamento per portare avanti il buon nome della famiglia. In pratica, che i signori Kawashima abbiano avuto o no altri figli dopo Takashi non è una cosa di rilievo. Intuisco che Sasuke deve essere geloso del fratello maggiore e ne sale una rabbia nera. Senza offesa, ma tuo fratello è un idiota. Avere una persona come te che si preoccupa dei suoi sentimenti è già da sé una cosa stupenda. I genitori alla fine sono sempre e solo delle persone. A volte sbagliano, anzi spesso sbagliano. Sasuke è fortunato ad avere te, almeno non è solo. Seppure perde la battaglia contro i suoi, può sempre contare sul tuo affetto incondizionato. E poi non capisco cosa lo disturbi. A me non sembra affatto tipo da ufficio. Gli piace troppo lo sport e lo stare in movimento. Forse non sarebbe nemmeno un granché come erede di un impero finanziario. Credo che dovrebbe dedicarsi di più a quello che gli piace e che possa dargli davvero soddisfazione. Ma evidentemente è ancora immaturo. Ops, forse ho parlato troppo e con troppa confidenza. Domando scusa, ma lui sorride e mi dice che forse Sasuke crescerà presto se passa più tempo con me. Ed ora chi glielo spiega che se mi sta lontano invece è 100 volte meglio? Dopo un'interminabile attesa, Sasuke rientra con sua madre, alla quale vengo ufficialmente presentata. Resto estasiata nell'osservare questa bellissima donna che ha indosso un kimono fantastico. La signora mi saluta cordialmente e poi esce di nuovo trascinandosi dietro Takashi. Peccato, quello sì che era piacevole come Kawashima. Scusa il ritardo, ma mia madre non mi mollava più. È tutto il giorno che mi trascina in giro per scegliere un regalo di laurea adatto a mio fratello. Peccato che per lui nulla è abbastanza. Che noia. Sì, è un ragazzino, però mi fa anche tenerezza. Si comporta come se nulla lo toccasse davvero ed invece muore dalla voglia di essere notato dalla propria famiglia. Non importa, ormai è andata. Senti, tuo fratello è stato gentile, mi ha aiutato a ripassare e forse sono pronta per il compito. Quindi ora io me ne andrei, così puoi rilassarti. Così Takashi ti ha aiutato a studiare. Capisco. Visto che pensi che abbia bisogno di rilassarmi, che ne dici di fare qualcosa per aiutarmi in tal senso? Me lo dice così, con voce bassa e suadente. Mi guarda dritto negli occhi ed io non abbasso lo sguardo. Prima che possa replicare, Sasuke mi ordina praticamente di seguirlo. Non so perché lo faccio, non capisco perché lo seguo, ma sento dentro come una misteriosa forza che mi spinge nella direzione di questo ragazzo. Ed è qui che inizio a perdermi. Hiroshi. Il mio sensei affonda le unghie nella carne delle mie spalle, facendomi scappare un grido di dolore. Mi guarda soddisfatto, ridendo di me. E questo è il nostro amore. Un interminabile ridere l'uno dell'altro. Una lotta a chi è più forte, a chi si stancherà prima, a chi cederà per ultimo. Nella stanza c'è un intenso odore di sudore e sesso. Questa nostra storia è un dare e avere. I nostri ordini da seguire per bene. Mi dice di voltarmi e io lo faccio. Mi dice di fare silenzio mentre mi morde e lecca la schiena e io taccio. Mi chiede di fargli sentire quanto godo e io urlo di piacere. Poi arriva la resa, il momento in cui è inutile continuare a blaterare perché c'è solo voglia di soddisfare il desiderio. Si perde la delicatezza e il romanticismo per abbandonarsi al piacere come animali. Esamina prima con la lingua il mio orifizio per poi riempirlo per bene di sé. Il piacere è travolgente per entrambi. Non usa riguardi, ci dà dentro pesantemente. Ma è solo piacere. Sono solo due corpi che si incontrano.
Lo dice sempre anche Rayshan. Questo è solo un corpo. L'anima è altrove, al sicuro, dove nessuno può violarla. Che c'è? Domanda improvvisamente il mio sensei fermandosi. Nulla, perché? Pensavo di averti fatto male, ti sei contratto improvvisamente. Sta zitto, sensei. Continua a non parlare. E così, ancora più eccitato di prima, lui continua a spingere. Sono solo due corpi che godono, solo uno scambio di ordini da eseguire. E intanto il tempo passa. E Reika è da sola con Kawashima. Maledizione.